Zuma! Con il numero 19, Martina Massina! Il numero 22, Mariella Santucci! Il numero... meno, ma è imbattuta così come Numana Reyer che è in testa alla... meglio l'italiana, ma scopriremo anche la giocatrice giapponese che non ha solo tiro, anche penetrazione, velocità e qui e anche visione ottima, di gioco, esatto. Perché apre all'angolo per Madera che sbaglia la circolazione perimetrale dentro l'anticipo di Thomas su Kubai che a sua volta anticipa Carangelo, ultimi 9 secondi per l'azione dell'Umana Reyer, va dentro Fassina, l'appoggio al tabellone dentro, bel gioco a due per Sassari, Ciavarella vada più a tenere a distanza la difesa che ad appoggiare con qualità al ferro, arriva l'errore e c'è il contrattacco per Umana Reyer, ancora grande circolazione e canestro di Cuia. Tutta a mille all'ora in questo avvio di partita. 9-7 il punteggio dopo che Umana Reyer è stata la prima ad avere due possessi sulle avversarie. Yasuma dall'angolo ci prova con il tiro e mette la tripla, i primi punti italiani di Shaori Yana. Deborah Carangelo, la sua mattonella, la conosce sì, qui forse. Però ottima la difesa qui. Intanto Kubai riesce a ricevere, veramente non c'è un attimo per poter commentare Andrea, e il gancio di Kubai. Lo vedo sotto il calzettone praticamente, che adesso sta su a malapena. Intanto la stoppata, ma c'è il fallo perché Holmes aveva preso la palla ma poi è franata su Yasuma, si va in lunetta. Ovviamente Yasuma sappiamo non è una... La differenza... Allora volevo dire i centimetri, 1,62 dichiarato. Ufficiali, perché... sono 30 centimetri di meno rispetto a Holmes. Diciamo che se viene stoppata così non c'è problema, però è appunto l'impeto alla portata. Dunque non ci sarà un solo tiro, ma due possibilità per le due squadre, 46-32. Yasuma cameriere anche per lei, e Umana Reyer adesso è 48-32. Il Pallasport Taliercio rimette il pallone Santucci nelle mani di Yasuma, il blocco di Shepard che apre lo spazio per la giapponese che ci prova da tre, l'errore, il rimbalzo di le giocatrici, perché al di là della qualità, lo abbiamo detto tante volte, quello che può fare la differenza è la squadra. Ancora Yasuma a servire Shepard che subisce il fallo, andrà in lunetta. Diciamo che l'uscita dagli spogliatoi è stata anche in questo caso migliore da parte dell'Umana Reyer. Comunque era così facile da quella distanza. Yasuma gioca con Madera, la sospensione della capitana dell'Umana Reyer, sbaglia, rimbalzo da parte di Lorella Kubai, la transizione di Yasuma che ha spazio, si prende la tripla aperta, la sbaglia e il rimbalzo nel secondo tempo, sì, infatti mai così vicina, stavo controllando se si era riuscita ad avvicinare, al massimo è arrivata a meno 15 nel terzo periodo. Kuier dall'angolo con la tripla, la sbaglia, la lotta, rimbalzo praticamente di gioco. Eh sì, la reattività sicuramente in questo momento è favorevole a Sassari, e ora qui però grande, grandissima giocata per l'Umana Reyer, così presente nella partita, e poi e ancora il recupero da parte dell'Umana Reyer, Yasuma il pallone per Delar e qui titoli di coda al Taliercio, di nuovo incredibilmente più 20 Umana Reyer e timeout per Sassari, mancano due minuti ma dal 71-59 di ragionare con Carangelo, Holmes per Thomas, ancora l'uscita di Deborah Carangelo che prova ad andare via a Matilde Villa, Carangelo adesso è marcata da Cuba, il tentativo di assist, Yasuma è venuta fuori dal nulla, si è materializzata sul pallone, poi riapre per Sara Madera, Villa che si prende il tiro da tre punti e lo mette!